L'emozione di Diego di rientrare a Palazzo Palladini era la mia stessa emozione di rientrare nello studio Rai di Un Posto al Sole. Una volta un mio amico mi disse: Franci, i tuoi occhi sono sempre gli stessi, a me non me ne frega niente che non c'hai i capelli. Piccole frasi, piccole parole che ti aiutano poi piano piano a crearti, diciamo, un po' una nuova idea di te stesso. Cosa porta a me? Sicuramente una gioia immensa. Per il pubblico pare che sono iniziate a circolare le prime voci e la reazione è stata sorprendente, insomma non me l'aspettavo che dopo tanti anni Diego fosse ancora così amato. È stata una bella sorpresa. È strano perché veramente è stato come non aver mai interrotto. Sono stati bravissimi, secondo me, gli autori a trovare, ad aspettare il momento giusto per farlo tornare e con la storia giusta. Tant'è che è stato per me semplicissimo, perché l'emozione di Diego di rientrare a Palazzo Palladini era la mia stessa emozione di rientrare nello studio Rai di Un Posto al Sole. Rivedere Patrizio, io mi ricordo l'ultima scena che feci ormai credo 6 o 7 anni fa con Patrizio, sarà durata un'ora perché non riuscivo a smettere di piangere, perché sapevo e quella era la mia ultima scena e mi sorpresi a sentirmi veramente emozionatissimo nel dover andare via per un po' di tempo. Mi piace immaginare delle storie, mi piace svilupparle, ma ho capito che devo lasciarlo fare a chi ha un certo talento per questo. Se dovessi immaginarmi in futuro, mi piacerebbe occuparmi della produzione, perché abbraccia un po' tutti gli aspetti di questo mestiere. Si è beccato un alopecia. A un certo punto, nel giro di poche settimane, ho perso tutti i peli del mio corpo. È come se il mio corpo avesse avuto proprio un crollo totale. E mi ha suggerito, chiaramente, di prendermi una pausa da tutto. Anche perché ho iniziato a lavorare a Un Posto al Sole a 15 anni. Ero felicissimo, chiaramente. Potevo non andare a scuola. Avere uno stipendio a quell'età era una cosa incredibile. Però c'è stato poi, chiaramente, l'altro lato della medaglia. Sono stato catapultato dalla scuola ad un mondo di adulti, quindi dovevo assumermi delle responsabilità che forse a un certo punto mi hanno un po' indebolito. È una, chiamiamola, malattia strana, perché ti porta appunto a un po' a nasconderti. Io venivo da una grande visibilità e anche popolarità e passare, diciamo, nel giro di poco tempo a sentirmi imbarazzato della mia immagine, come qualsiasi cambiamento che ha a che fare l'aspetto estetico, ci vuole un po' per metabolizzarlo e per iniziare anche un po' ad accettarsi e a piacersi. C'è una piccola comunità, soprattutto su internet, di persone che insomma si confrontano e cercano di darsi coraggio reciprocamente. C'è chi usa la parrucca, chi si dipinge le sopracciglia. Le persone con cui ti trovi a confrontarti ti aiutano, perché capisci poi nel tempo che è più una questione tua, intima, personale, mentre gli altri continuano a vederti come ti hanno sempre visto. Una volta un mio amico, Carmine Recano, che tra l'altro è un attore, mi disse: Franci, i tuoi occhi sono sempre gli stessi, a me non me ne frega niente che non c'hai i capelli. Sono piccole frasi, piccole parole che ti aiutano poi piano piano a crearti, diciamo, un po' una nuova idea di te stesso. Credo l'inizio. Soprattutto arrivare da Scafati, che era il mio paese dove vivevo, a Napoli. Io non ero mai stato a Napoli. Quando sono stato portato la prima volta a Villa Laura, a Posillipo, ho detto: non è possibile, esiste un posto così bello. Cioè, veramente una meraviglia. Adesso essere ritornato senza più quell'ansia di voler arrivare chissà dove, di voler dimostrare chissà cosa. Arrivare adesso a fare Un Posto al Sole e renderti conto, anche grazie alle esperienze che ho fatto, che è una straordinaria opportunità per esprimersi, che ti permette veramente di trattare tanti generi, tante storie diverse, confrontarti con attori veramente bravi e maturi. E quindi i miei ricordi più belli sono questi, quando ho iniziato e quando ho ricominciato. Un saluto grande a tutti gli amici di Fanpage e buone feste e buon Natale. Ciao!